preceduti nel cammino proprio di questa città, nella costruzione dei valori anche che ci accomunano, e così questa preghiera chieda per tutti noi al Signore la grazia di poter continuare sul cammino, sulla strada che essi hanno tracciato. Buon pomeriggio, buonasera a tutti, grazie per essere presenti, saluto tutte le autorità religiose, militari, civili presenti. E per noi, per la città di Rivarolo, un momento importante questo, il giorno 22 marzo è il compleanno della nostra città. E prima di andare poi in sala consiliare per la manifestazione vera e propria in cui verranno consegnati i sigilli ai cittadini benemeriti, un momento particolare è questo, dove dopo circa 20 anni di onorato servizio, la bandiera ormai usurata della città di Rivarolo è stata ammainata e oggi verrà issata sul pennone una nuova bandiera originale uguale alla bandiera che è stata tolta perché usurata. Le bandiere sul palazzo, sul balcone della città di Rivarolo, su Palazzo Lomellini, sede del comune della città di Rivarolo, sono 4, come potrete vedere, che sono appunto la bandiera dell'Italia, della nostra nazione, la bandiera europea, dell'Europa, della comunità europea, la bandiera della nostra regione, della regione Piemonte, e appunto a fianco della bandiera dell'Italia, la bandiera della città di Rivarolo. Il tutto è codificato con un regolamento che mi ricordava prima il consigliere comunale alla memoria Guido Novaria, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 24 ottobre del 2003. Quindi oggi andiamo a sostituire la bandiera della città di Rivarolo e lo facciamo proprio nel giorno del compleanno della città per darle ancora più un significato importante. Quindi auguri, buon compleanno Rivarolo, fiato al trombettista e poi verrà issata la bandiera sul pennone. Alza bandiera. Con la consegna dei sigilli civici 2024 si conclude il primo quinquennio amministrativo del progetto Memoria. Ecco, lo vedete in questa diapositiva, validamente proiettata dalla nostra Mauro. Un progetto della memoria, una delega inventata quasi per caso e che ha occupato alcuni momenti della vita del nostro comune. Avevamo cominciato nel luglio del 2019 con la galleria dei sindaci, che a giugno si arricchirà di una nuova immagine e concludiamo con questa premiazione dei nuovi sigilli del 2024. In mezzo a questi appuntamenti abbiamo ricordato i 50 anni del monumento di Enrico Carmasse ai caduti, i caduti di tutte le guerre ricordati dalle lapidi che sono apposte anche fuori del comune e tanti altri momenti di vita cittadina. Su questo incontro e su questa cerimonia ora la parola passa al sindaco Alberto Rostagno per i saluti istituzionali. Grazie. Grazie Guido Novaria, questo è un ringraziamento importante, non solo così di facciata, ma un grazie sincero a Guido Novaria per essere la mente di questo momento di oggi e del momento degli anni scorsi, ovvero sia il nostro consigliere alla memoria, e devo dire che in questi 5 anni ha lavorato molto, ha lavorato bene, proprio perché
la memoria rivarolese continui oggi come domani ad essere importante, perché è importante ricordare il passato proprio per lavorare con lo sguardo al futuro. Nuovamente grazie a tutti di essere qui, grazie e buonasera a tutti. Saluto le autorità presenti, tutte le autorità civili, militari e religiose. Sono particolarmente contento che sia presente il nostro capitano, il capitano Manuele Grasso, che lo saluto in modo particolare e lo ringrazio perché in questi anni in cui è stato nel nostro territorio è sempre stato vicino a Rivarolo come tutti i comuni. Penso che come lui mai nessuno, quindi almeno durante il mio mandato di sindaco non ho mai visto nessuno, quindi è un piacere ringraziarlo e salutarlo. Momento importante, oggi 22 marzo è l'anniversario, il compleanno della nostra città, da quando la città di Rivarolo è diventata, da quando Rivarolo è diventata città. L'anno scorso abbiamo iniziato questa così, premiazione dando questo importante riconoscimento ai cittadini che in modo particolare nel corso della loro vita si sono distinti in particolare oltre a favore dei cittadini, a favore della città, a favore di tutta la nostra comunità. È stata creata ad hoc una commissione, la commissione qua presente al tavolo, quindi la ringrazio per il lavoro svolto l'anno scorso come quest'anno, grazie alla commissione, e quest'anno la commissione ha deciso, non sarò io a svelare i nomi perché daremo la parola a chi presenterà i premiati di quest'anno, ovvero sia Mauro Cornello della Biblioteca Civica Domenico Besso Marchesi, che ringrazio anche per l'organizzazione insieme a Guina Varia dell'evento pomeridiano. Quindi l'anno scorso i primi premiati, personaggi importanti per la nostra città, e altrettanto saranno tra pochi minuti premiati i riconoscimenti a chi ha in modo diverso, chi in un settore, chi in un altro, onorato nel corso della loro vita la nostra città. Quindi ridò la parola a Guido Novaria e quindi ancora buona festa, buon compleanno a Rivarolo. Grazie sindaco, voglio ricordare i membri della commissione che ha lavorato alla designazione delle candidature, che quest'anno sono state parecchie numerose, non è stato un lavoro neanche facile della selezione, in base ai curriculum arrivati. Alla commissione Sara Servaldi, Aldo Raimondo, Giuliana Binardi e Dario Tarizzo, che però è assente, però anche lui era il rappresentante delle associazioni cittadine e che ha dato anche lui il suo apporto alle lavori della commissione. I nomi li sapete già, sono ormai stati ampiamente diffusi e reclamizzati, ed ora passiamo alla lettura delle motivazioni, al termine della quale ci sarà l'intervento dello storico ufficiale Riccardo Poletto e poi in chiusura un intervento dell'assessore al commercio che ci porterà in un viaggio attraverso i bar e i locali pubblici di Rivarolo. Il primo sigillo civico 2024 viene consegnato a Domenico Milano, un volontario al servizio della comunità. Piccolo esercizio civico per Sara Servaldi, che dopo il capo di Buona Speranza, che consegna a Billy. Domenico Milano, per tutti i Mili o Minot, ha festeggiato il 10 febbraio scorso i primi 90 anni. Con Ezio Porello, 2 anni più giovane di lui, è l'ultimo testimone della tragedia del 2 gennaio 1958, quando al passaggio a livello tra Rivarolo e Favia
l'autobomba su cui viaggiava con altri 7 pompieri volontari venne travolta dalla vetturina del Canavesano. Morirono in 4, altrettanti si salvarono. Per 12 anni Domenico Milano è stato capo del distaccamento dei pompieri di Rivarolo, incarico che ha svolto sempre con impegno e capacità. Civico 2024 viene consegnato a Adriana Gallopecca e a Giuseppe Boggio, una coppia solidale. Adriana e Giuseppe da sempre sono in prima linea nel volontariato socioassistenziale, con il loro impegno nelle iniziative verso gli ultimi, dalle famiglie in difficoltà ai migranti in cerca di aiuto per vivere dignitosamente lontani migliaia di chilometri da casa. Un'attività a favore degli altri portata avanti nel silenzio e nella discrezione. Adriana nel lunghissimo periodo di presidenza dell'Avus Domenica Navetto, e invece Beppe come dirigente per 20 anni del GEP, il gruppo genitori contro il disagio giovanile. Nessun discorso, vogliamo solo ringraziare tutti quanti e condividere questo onore a tutti i volontari che hanno trascorso tutti questi anni e abbiamo lavorato insieme. Grazie. Quanto riguarda tutta questa concessione di questo onore che non tutto meritato. Voglio condividere soprattutto con tutti i volontari che hanno lavorato con noi. L'associazione che è nata allora è tuttora attiva con un nuovo direttivo che ormai da oggi impugniamo, quindi sono certo che non mancherà di impegnarsi in questo campo in cui le necessità sono molte. Ringrazio naturalmente l'amministrazione comunale e tutti quelli che hanno lavorato per avere questo attestato. Grazie a voi. Abbiamo un'altra coppia, tutt'altro genere di impegno, un volontariato data visita di caffè e poi di tutto genere. Il terzo sigillo civico 2024 viene consegnato ai fratelli Franco e Maurizio Giordano. Rappresentano la quarta generazione della famiglia Giordano che da 130 anni gestisce il Caffè Torino. Ma a loro, ma soprattutto all'ultracentenario caffè, va il sigillo civico 2024. Lo storico locale oggi non è più fumoso e vociante come un tempo, ma tranquillo e signorile. Sono spariti la cantina con le grandi botti e i biliardi, ma è rimasta inalterata la professionalità di chi sta dietro il bancone, con il patrimonio di ricordi e di eventi che hanno fatto la storia del locale e un pezzo di cronaca rivarolese. Buonasera a tutti, grazie mille.
Io volevo ringraziare chi ha pensato a noi per questa onorificenza e ricordare che noi siamo solo quelli che ritiriamo il premio, perché questo premio va ai nostri bisnonni, ai nostri nonni, ai nostri genitori, a mia zia e tutti quelli che hanno fatto sì che il Caffè Torino sia arrivato a 130 anni. Di sicuro non siamo dotati di molta fantasia, perché continuiamo a fare sempre le stesse cose, ma forse va bene così. E un'altra cosa volevo dire, sono molto contento di ritirare questo premio assieme a queste persone meritevoli che hanno fatto e che fanno tantissimo per la città di Rivarolo, e in particolare insieme a Milly, che era un grande amico di mio papà, e quindi è come se... Finiamo qui questo incontro che è stato, credo, simpatico, fatto con persone genuine, arrivare a Reggio Doc. Speriamo adesso di costituire magari l'associazione dei civili civici, magari con l'apporto di tutti, un'associazione più o meno ci sta anche bene.